Grillo vuol far politica, fondi un partito, vediamo quanti voti prende e perché non lo fa. Oggi abbiamo un buffoncello qui che dobbiamo seguire, che ci ricatta. E se non riesco a superare il bicameralismo perfetto, considero chiusa la mia esperienza politica. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascheretta? No. No? Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Siete ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti! La bestialità totale. D'Alema, di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà. D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci! Buonasera, buonasera, bentornati a Radio Brown the Rocks, qui La Bolla, siamo Angelo e Checco. Qui per voi sono le 18.08. Dovevi fare tu 18, io 08. Ci dobbiamo allenare. Allenati. È il 4 marzo 2021. non ero pronto. Allora, diciamo, le notizie di oggi, c'è la notizia dirompente che è arrivata da poco, che si è dimesso. Breaking news: si è dimesso Zingaretti da segretario del PD. Cioè, siamo il primo media nazionale a dirlo forte. No, non è vero. No, io l'ho già sentito mentre guidavo. Dai, la prima radio, dai. La prima radio di Bra. La prima radio di Bra, esatto. La prima radio delle Langhe, Roero, chissà, non lo so. Vabbè, dai. Non, di Bra sicuro. Non le ascolto le altre, quindi. Infatti. Quindi no, Zingaretti si è dimesso dopo tutte queste, proprio a causa di queste correnti, di queste tutte litigi all'interno del PD. Dopo andremo a vedere qualcosa. Poi parleremo un po' di immigrazione, avevamo preparato un po'... Questa è la puntata di oggi, spiegare un po' le rotte, quali sono, chi sono questi immigrati, perché vengono qui. Tra l'altro oggi, ecco, parentesi che non ti ho detto in privato, oggi ho sentito in videochiamata un grande amico della radio che ci ascolta, è venuto anche qualche volta, che lui adesso è a Lesbo, all'isola di Lesbo, okay. Che tra l'altro, ad aiutare, sì, come volontario. Si è preso un'aspettativa e sarà lì per qualche mese. Lesbo è la Lampedusa di Grecia. Sì, infatti... ho un progetto in merito, ma ne parlerò quando ci avrò il progetto in mano. Quando saremo pronti. Sì, assolutamente. E poi il Covid, ovviamente, DPCM, perché sono di nuovo alla ribalta. Sì. Adesso la prima canzone che mandiamo, volevo spiegare, di Bunny Wailer, o Bunny Livingston, il nome d'arte Bunny Wailer, che era uno dei tre fondatori dei Wailers, insieme a Bob Marley, era l'unico ancora vivo, che è mancato l'altro ieri, sì, all'età di 73 anni, e quindi mandiamo la sua canzone, Walk the Proud Land.
E siamo di nuovo qui con voi. Allora, parliamo un po' di immigrazione, visto che è sempre un argomento alla ribalta. Tra l'altro anche Salvini, di nuovo, perché visto che sono entrati nel governo, negli ultimi giorni è lì che pressa di nuovo sempre sui porti. I porti devono stare chiusi. Come se, sai, il solito discorso che facciamo, chiudere i porti serve a qualcosa, no? Il disagio di là c'è, quindi... È un po' come diciamo quelli di Fratelli d'Italia che pensano che impedire gli aborti aumenti le nascite. Perché no, loro pensano, io impedisco di abortire, aumentano le nascite. No, vai a capire perché non si fanno i figli, no? Perché... Certo, perché poi va lavorato anche sull'educazione a quello che è la sessualità, tutto quanto, la maternità, la paternità, eccetera. Ma sono già cose troppo complicate, sì, troppo profonde. C'è già da lavorare. Allora, quindi i migranti, diciamo che negli ultimi 2 anni è scesa parecchio, no? Il flusso di migranti che sono arrivati, più che altro per l'accordo con la Turchia. Sì. Perché io ho guardato un po' i dati dal 2014, perché quelli c'erano a disposizione, anche perché prima non c'era tutta questa immigrazione, e vanno un po', si è visto che dal 2015, dopo gli accordi con la Libia, che avevamo già fatto prima di Minniti, perché avevamo già fatti, era diminuito un po'. Poi c'è stata la guerra in Siria e praticamente, non so, ho visto 2014-2015 c'è stato proprio un aumento incredibile. Esponenziale. Sì, nel 2015 tipo in Europa sono entrati 1 milione di immigrati, mentre fino all'anno prima erano 220.000, quindi c'è stato proprio... Ha quadruplicato sì, il flusso. E questo è proprio per le violenze che arrivano quasi tutti da Siria e Iraq. E quindi guardate un po' le tre tratte principali, no? C'è la tratta del Mediterraneo centrale, cioè la tratta libica, che è quella che arriva tendenzialmente verso la Sicilia. Sì, Italia e Malta praticamente. Che c'è la tratta libica, la tratta tunisina e la rotta algerina. La tratta libica sappiamo che arrivano più che altro migranti dal Sahel e dal Corno d'Africa, quindi Eritrea, Somalia, Etiopia e tutta quella zona sotto il Maghreb, quindi Chad, sì. Mali. E ricordando che tra l'altro il viaggio in nave, in barca, è l'ultimo di, esatto. di una roba spaventosa. Sì, che fanno, perché devono andare prima a piedi da dove sono, fino alla Libia o all'Algeria o alla Tunisia. O con dei mezzi veramente... Prevalentemente alla Libia però. Sì, prevalentemente lì. Perché diciamo ci sono anche meno controlli, cioè è un po' un casino lì, no? Il confine libico, c'è il deserto, ci sono adesso poi che ci sono tutte queste fazioni che combattono. Sì, poi tra, come si chiama, ISIS, c'è stato... poi c'è Haftar, ci sono le truppe libiche che sono pagate da noi per acchiapparle, cioè è un po' tutto un casino. E quindi arrivano lì, soprattutto quindi in Libia, dopo che si fanno qualche bel periodo nei campi di prigionia libici, poi vengono finalmente spediti, no? Con le barche, per loro, perché comunque è la fine del viaggio, che certo. Non è la meno pericolosa in realtà, perché no, sappiamo che in mare, dopo daremo anche i numeri, no? di quanti sono morti in mare. E questa qua è più che altro la tratta libica. Poi c'è la tratta tunisina e la tratta algerina, che sono meno. Adesso la tratta tunisina negli ultimi anni è un po' aumentata proprio per la crisi tunisina. No? C'è un po' una crisi economica, una crisi sociale ed è per quello. Ricordiamo che quelli che arrivano dai paesi del Corno d'Africa e del Sahel vengono perché lì si muore di fame, e in più ci sono questi gruppi come in Congo, spiegavamo l'altro, l'Africa è tutta così praticamente, piena di questi gruppi armati che sovvenzionati e armati da qualcuno ovviamente, perché poi non è che le armi se le fanno da soli. E quel qualcuno non è uno solo, da tanti qualcuno che si divertono anche un certo, po' quello, a giocare a risico. Quello è proprio il problema, è il motivo per cui loro scappano qua, quindi sai, sempre andare a ricordare i motivi, no? No, infatti. I motivi sono perché noi andiamo lì siamo andati e continuiamo ad andare. Continuiamo ad andare, perché come in Congo ci sono risorse, in tutta l'Africa si fa. Infatti. Se vogliamo citare il Niger o l'Egitto, dove c'è il petrolio, c'è l'ENI, nostra italiana, anche che in inquina. Angola, cioè. In Niger c'è proprio, sono andati dei gruppi terroristici che ce l'hanno con noi, proprio perché l'ENI li inquina l'acqua, per dirne una. E questa non l'ho sentito mai. E già l'acqua perché... in Africa sappiamo che è uno dei problemi. Sì, infatti, maggiori. È poca. Loro devono bere l'acqua col petrolio e quindi sono un po' incazzati, diciamo. E comunque queste tratte tunisine e algerine, la differenza è che non arrivano coi barconi, ma arrivano con delle piccole gommoni o delle piccole barchette più attrezzate, e sbarcano la maggior parte senza che nessuno li veda. Quindi quello lì, il problema della sicurezza è più legato a quegli sbarchi lì, sì. Perché non si sa bene chi arriva e quando e come, no? Mentre gli altri vengono già avvistati
vengono già avvistati in mare, poi c'è tutta la trafila delle ONG, quando ci sono non ci sono, ultimamente ce ne sono molte meno di quando ce n'erano prima. Sì, comunque. Anche perché stanno cambiando veramente un sacco di cose, tra l'altro parlavo prima con Paolo, con questo ragazzo che è lì all'isola di Lesbo, mi dice che nei prossimi mesi, massimo un anno, cambierà veramente tutto per le ONG, anche lì, soprattutto nelle isole greche, e lì saranno... Sì, ricordiamo saranno anche che momenti ancora più tragici. Prima c'erano anche le missioni, che adesso non ci sono più. C'era la Mare Nostrum prima, poi l'altra che non mi ricordo come si chiama, che era quella europea, e sono state bloccate tutte e due. Quindi prima i mari erano presidiati anche dalle navi degli stati europei. Questa era la tratta centrale, del Mediterraneo centrale. Poi ci sono altre tratte, che sono tipo la tratta del Mediterraneo orientale, che cioè quella che arriva dalla Turchia. Esatto, arrivano praticamente dal Medio Oriente e vanno in Turchia. Poi dalla Turchia prendono le barche e vanno verso la Grecia. E quindi i due posti di approdo principali sono Lesbo, cioè diciamo Lesbo e tutte le isole del Dodecaneso che ci sono lì intorno, no? E anche Lesbo, appunto, come hai sentito tu il tuo amico, tanto sentite gridare Alberto Peroli, abbiamo dei fans che ci salutano, lo dobbiamo salutare, no, guarda, vedi infatti c'è proprio c'è un cammello in mano adesso dovreste, in radio non si può vedere, ma ci sono quei momenti diciamo drammatici, vabbè, siamo in vetrina, no, ma giustamente... che viene spesso. Ah, ok, le fa. È un amico della radio. Adesso senti, mandiamo la canzone e poi parliamo della tratta orientale. Così almeno entriamo. Questa è Culture Fit Kenyatta Hill. Sì, Africa. Questa è nuova, 2020. War in Libya, too much war in a Congo land, too much war in a Sierra Leone, too much war in a Zimbabwe, too much war across the motherland. Too much war and bloodshed, that's why Rastaman say, free up Africa. Africa is for the Africans, free up Africa. Free up Africa. Africa is for the Africans, free up Africa. For the Africans, free up Africa. Free up Africa. Africa is for the Africans, free up Africa. Look how rich we are, but we're living in poverty. Too much operation. Children dying from hungry, drinking dirty water, tear gassing the people like mosquitoes. They can't find no food, and the bad bottom is poor. Free up Africa. Africa is for the Africans. Free up Africa. From Jamaica to the motherland, free up Africa. Ocha, free up Africa. Mama, free up Zimbabwe. Mama, free up Congo. Mama, break all these chains. Mama, crying, free
E siamo di nuovo qui. Questa canzone è bellissima, Free Africa. Oggi molto reggae, perché ricordiamo Bunny Wailer, e in più parliamo di Africa, quindi ci sta. Sì, per esattamente. Forza. Allora andiamo avanti velocemente. Quindi la tratta mediterraneo orientale, praticamente sono quelli che arrivano in Grecia con le barche, e praticamente lì stanno poi, perché non mi sembra che ci siano tante, no? No, infatti poi mi spiegava la situazione che appunto si fermano all'isola di Lesbo. Chi riesce ad avere documenti e roba, perché poi è tutta una questione burocratica, no? Fa ridere. Cioè la burocrazia, ok, è importante, non è che non dobbiamo sminuirla, ci mancherebbe, però chi riesce a vincere la battaglia con la burocrazia poi finisce comunque in territorio greco, nella terra, in continente, quindi nella terraferma, e da lì poi tendono sempre muoversi verso Germania, verso, esatto, comunque, che quella è più la rotta balcanica, infatti. Sì, sono quelli che vanno a piedi, cioè, sì, che abbiamo visto negli ultimi mesi, anche lo scorso anno in Bosnia soprattutto, no? Perché io ho guardato, loro riescono ad arrivare fino a, alcuni sono arrivati anche fino in Italia, registrati e poi rispediti in Slovenia. I poliziotti, quindi, sloveni li hanno ripresi, li hanno mandati al confine con la Croazia, e i croati li hanno ripresi. Croazi, però, in più, i croati in più li hanno anche menati e derubati. Sì. E quindi li rimandano poi lì in Bosnia. I bosniaci li prendono e li mettono nei boschi, fuori dalle città, perché appunto c'era successo questo campo che è bruciato di Lipa, vicino Bihac, non so come si legge, io dico così, in Bosnia, che è bruciato qualche mese fa. C'è un altro campo anche lì vicino che avevano chiuso perché era più vicino alla città. Diciamo che non li vogliono più nelle città, ok? Però non vengono. Sono stati dati dei soldi dall'UE alla Bosnia, sì, ma sì, non però hanno costruito. Non hanno costruito niente. Lì cioè, purtroppo c'è veramente questa è l'indifferenza. Ma poi è anche causa dei paesi di Visegrad, che sì, sono tutti contrari. L'Ungheria addirittura ha fatto delle reti, dei muri, no? Guardiamo i paesi di Visegrad, diciamo i paesi infami, sono Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. A me mi stupisce sempre sta Repubblica Ceca, li pensavo sempre più aperti, sì, invece sono ciechi. Anche gli olandesi, poi quando vai a vedere concreto. Infatti Olanda le rotte, cioè, tendevano ad andare tutti verso Olanda-Belgio hanno serrato molto sull'ingresso. E sono finiti tutti in Germania. Praticamente. E poi c'è l'ultima, non è ultima in senso di... Sì, no. L'ultima che narriamo. Siamo andati da centro a est, bene, ora andiamo a ovest, rotta mediterranea occidentale, che è dal Marocco alla Spagna. E praticamente la maggior parte, da come ho capito, vanno a sbarcare alle Canarie, perché dall'Africa occidentale sono davanti al Sahara occidentale. E c'è anche nessun controllo di lì, praticamente. Sì, no? Sì, sì. E poi invece alcuni tentano di entrare a Ceuta e Melilla, che sono le due enclave spagnole che sono dove ci sono dei muri, lo dobbiamo, cioè, va muri detto. Reti, filo spinato. Io ho visto delle immagini lì, anche la gente che ci rimane. E niente, quindi volevo darvi solo due dati di quelli lì che avevo preso. Riguardo prima i paesi di provenienza, ma in Europa sono la maggior parte siriani, poi ci sono iracheni, poi arrivano dalla Guinea, dal Mali, Tunisia, Marocco, e in Italia arrivano anche poi Bangladesh, adesso ultimamente dopo gli ultimi anni Pakistan, Afghanistan, Iran. Quindi questi sono poi i paesi di provenienza di tutti questi migranti, quindi alcuni dalla tratta est e alcuni dal sud. E riguardo agli sbarchi in Italia, potremmo dire solo che dal 2014 al 2020 c'è stata appunto anche questa escalation fino al 2015, 2016, 2017, sì, e poi sono scesi proprio drasticamente, perché nel 2017 erano ancora 120.000, nel 2018 23.000, nel 2019 11.000 e nel 2020 sono di nuovo un po' saliti, adesso 34.000. E ricordiamo che ci sono stati i famosi accordi con la Libia, che uno dice cosa sono gli accordi. Nel 2017 il governo, il ministro Minniti, fece questi accordi in cui diamo 5 miliardi l'anno alla Libia. Qua fa un po' ridere, perché i soldi che abbiamo dato alla Libia sono stati per la stabilizzazione del paese, okay? Per la tratta degli esseri umani, la lotta alla tratta, e per la lotta al terrorismo. Quindi direi che c'è, cioè, gli obiettivi centrati non in hanno centrato manco uno. Allora, vabbè. Sai come nell'Enalotto, che vinci anche se fai zero nel lotto, vabbè, c'è quel gioco che vinci anche se fai zero. Sì. E lì hanno fatto zero. E invece l'accordo di UE e Turchia prevede 3 miliardi di euro l'anno. Quindi in realtà andiamo più noi alla Libia che l'Europa alla Turchia. Sì, quindi... Sì, che nel 2015 la Turchia, sono passati 850.000 persone dalla Turchia per entrare in Europa. E da allora, dopo l'accordo, sono proprio diminuiti drasticamente, perché do ancora solo più sti dati qua. In Europa dal 2015, che è stato l'anno proprio top, 1 milione di migranti, 2019 sono stati 123.000, 2020 94.000. Questi poi sono quelli che, certo, vengono registrati, poi sì, quelli che si perdono per strada... o come quelli che si perdono in mare, ancora questo, dal 2014 al 2020 sono stati stimati più o meno in 20.000 le persone che sono morte
In mare, 2200 sono nel 2019. E tra l'altro qualche anno fa uscì anche sull'internazionale, uscì proprio uno speciale dove c'era l'elenco delle persone decedute non in mare, ma dopo, cioè dopo per depressione, suicidio. Eh certo, perché comunque... No, ma poi magari parti in due, arrivi da solo, sai. Sì, sì, eccetera, eccetera. Ci sono storie drammatiche proprio. Occhi che hanno visto veramente delle cose che inimmaginabili. Dai, adesso mandiamo una canzone. Questi sono i Modena City Rambles. È una delle mie canzoni preferite. Allora, presentato. Ahmed l'ambulante. Braccialetti finti ed un anello per ogni mano, ma nessuna moglie. La quarantunesima notte vennero a cercarmi, pestarono gli orologi come conchiglie. La scivolatina della notte, fammi tornare a casa. Avrò una valigia piena di dolci e di cravatte e rivedrò il mio villaggio. Così per divertirsi o forse perché risposi male, mi spaccarono la testa con un bastone. A scivolatina della notte lei venne a liberarmi, le mie tempie lei baciò ed io guarì, e loro no, non la videro. Sono morto al freddo delle vostre città, ma su una grande pila d'Ebano, e la mia gente ha cantato e ballato per 40 notti. E la mia gente ha cantato e ballato per 40 notti. E siamo di nuovo qui, abbiamo quindi sui migranti per ora, direi che va bene così. Poi ho sentito il nostro amico Proglio, non quello che fa la trasmissione, cioè eh sì, c'è perché c'è l'omonimo, nostro omonimo, noi abbiamo sì. L'omonimo. Infatti poi dopo vi consiglierò i suoi libri, perché lui, forse avevamo già detto una volta, lui è stato proprio in Bosnia, è andato a vedere
la situazione nei posti, e quindi poi una volta magari faremo una puntata anche con lui. Magari possiamo fare la puntata con tutti e due Gabriele Proglio, che non c'entrano niente l'uno con l'altro se non l'omonimia, e tutti e due comunque hanno origine albese, quindi ci sta. Vedi, infatti, ci sta. Come se avessimo due Cravero qua. Sì, 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 esatto. ci sta. Salutiamo Gabriele Proglio, tutti vi due. Salutiamo. Ricordiamo il numero. Vai. 349-1927-726. Tra l'altro adesso abbiamo i nuovi monitor, bellissimo, io ho tutto qua davanti. 8 monitor. 857 monitor, sono arrivata un po' di soldi di Recovery Fund. Faccio una menzione, tutto questo solo perché Marco Rocca è cieco, punto, e non vede il monitor lontano. Lui non vedeva quello là, allora abbiamo dovuto fare. Vedi, quindi una cosa negativa ha portato a una cosa positiva. A una cosa positiva. Sì, sì, sì. E a proposito di cose positive, torniamo all'argomento che da un anno e puzza ci riguarda tutti, cioè il Covid. Abbiamo visto oggi di nuovo, abbiamo superato i 20.000 casi, 22.000 casi, 300. Sì, siamo ritornati di nuovo a un numero importante. Sì, forse siamo i primi in Europa oggi, non so, perché ieri avevo visto eravamo con la Francia, ce la giocavamo, perché gli altri paesi comunque sono scesi, Germania, Regno Unito, Spagna, sì. Scesi parecchio, anche, ricordiamo anche il Regno Unito ha vaccinato proprio a manetta più di tutti. Sì, sono, in non Europa. Non ho i numeri, ma mi sembra sui 10 milioni. Sono. Sì, in Europa continentale, diciamo, è quella, anche se poi non è nel continente, vabbè. Sì. Adesso, abbiamo capito, è quella che ha vaccinato. Abbiamo capito, sì. Anche gli Stati Uniti sono arrivati a quasi 80 milioni. Loro stanno, sì, hanno fatto tantissimo. Loro. Stanno viaggiando, noi andiamo ancora a rilento. Adesso abbiamo messo sto generale Figliuolo al posto di Arcuri, no? Ma vediamo, vediamo. Adesso per la distribuzione, già stato criticato da tutte le parti. E non ha ancora fatto il poverino. Adesso ma siamo è in Italia. È tipico. Infatti vediamo poi anche Zingaretti si è dimesso proprio per quello, per le critiche, per tutte queste correnti, cioè anche lui si è stufato proprio della politica, fa stufare uno con una testa così è difficile. No, soprattutto siccome si è dimesso anche per le dichiarazioni su Barbara D'Urso, dai. Ma tu scherzi, ma un po' ha fatto. Secondo me sì, siccome ha fatto tanto. Perché comunque... poi il bello della sinistra è questo, tu sbagli una dichiarazione sei rovinato, a destra possono dire tutte le porcate del mondo, no? Di là invece, ognuno ha il suo. Siamo più sofisticati. Tra l'altro, contagi che aumentano, e pare che il 48, mi sembra, più del 40% dei nuovi contagi comunque siano di variante, quella definita inglese. Esatto, è proprio quello il punto. Che poi variante inglese, adesso voglio fare solo una premessa, no? Variante inglese non è che variante inglese è colpa degli inglesi, ecco. Perché poi dare un nome alle varianti con un paese, se poi dobbiamo odiare gli inglesi, no? Beh, ma io li odio a prescindere. Bravissimo, cioè, quello era il puro succo. Sono voluti uscire dall'Europa. No, perché poi è stata isolata, brasiliana, la variante sudafricana, e anche è stata isolata una variante nigeriana. Esatto. E per quello mi spaventa a volte il nome dei paesi, perché finché uno dice variante brasiliana, Brasile. Ma infatti dovrebbero dare il nome del paese? No, dovrebbero chiamarla variante ABC. Un altro nome, si inventano un nome, variante unicorno, variante... unicorno, è carino. No, perché che cosa dai? Come quando, infatti all'inizio, se ricordate, all'inizio della pandemia, poi ne parleremo la prossima settimana, ricordiamo la prossima settimana che ci sarà... Vai. La prossima settimana, come ha detto già anche Marco Rocca alle 4, la prossima settimana ci sarà, diciamo, un anno dall'inizio delle nostre trasmissioni, non del virus in questo caso, ma delle trasmissioni radiofoniche. Abbiamo fatto queste maratone durante la prima ondata di pandemia e il primo lockdown con il sindaco, tutti i giorni alle ore 17 andavamo in onda e facevamo la comunicazione dei dati, cosa che ovviamente ora non serve più fare, era una cosa nuova, era giusto, era diventato un punto di riferimento. Sì, in quel momento ci stava, io ricordo con gioia tutti i giorni che aspettavamo. Ma ne parleremo lunedì prossimo, perché ci sono, spero di riuscire giovedì a fare un prossimo. Lavoro. Giovedì prossimo, sì. Perché poi sbagliano. Io dico le cose. No, sto cercando di raccogliere quanto più materiale possibile, non sarà facile, probabilmente fallirò nell'intento. Vabbè, io ho già trovato quel video che ti ho mandato. No, quello già è fondamentale. Già è allucinante. Manderemo l'audio, ma basta l'audio. E comunque, quindi c'è questa variante inglese e il problema proprio sta nella variante, perché non si è capito bene, non si è capito bene se questi vaccini funzionano per le varianti, perché adesso dalle ultime cose sembra che non funzionino neanche tanto bene con le varianti. Ne parleremo infatti poi la settimana prossima, sì. Con anche la dottoressa Renata Gili, che oggi, ecco, facciamo oggi per motivi lavorativi, non c'è potuta essere, poi all'ultimo si è liberata, ma noi avevamo intanto già
preparato la puntata, avevamo studiacchiato un pochetto. Eh sì, sì, no, infatti. Però giovedì prossimo altra pillola di vaccino. Esatto. E quindi il nuovo DPCM è stato varato proprio in base a questa variante inglese, sì, praticamente, perché sta condizionando tutto, no? Perché colpisce di più i ragazzini e i bambini, almeno così sembra. E quindi ovviamente chi è stato colpito sono le scuole. Eh sì, infatti da lunedì, qua in parlo per il Piemonte, adesso non so se a livello, sì, perché italiano, a livello regione per regione si sceglie. Sì. Da lunedì tutto di nuovo, dalla seconda media in poi tutto didattica a distanza. Sì, dalla seconda media in su è tutto didattica a distanza. E mentre dalla prima media in giù si deciderà domani praticamente, come capito, perché il venerdì si decide venerdì, guardando i dati di settimana in settimana, cosa fare. Perché se io ho guardato in diretta tutto il DPCM, ascoltato Speranza, dal vecchio DPCM non è cambiato tanto. Quindi rimangono le zone gialla, arancione e rossa. Hanno aggiunto la zona arancione scuro, che in realtà l'avevano già aggiunta un paio di settimane fa, perché mi ricordo delle province che erano già arancione scuro. Però forse erano state aggiunte così. Adesso nel DPCM c'è proprio l'arancione scuro, che si chiama arancione rafforzato, e la differenza dell'arancione è semplicemente che sono chiuse tutte le scuole, come, sì, come in zona rossa, nell'arancione scuro, e poi c'è sempre la zona rossa. E hanno messo questa regola che quando ci sono 250 casi positivi ogni 100.000 abitanti, allora bisogna chiudere tutto, le scuole. Sì. Ovviamente i calcoli dovranno farsi di quelli dei comuni. Da come ho capito Cirio, ho sentito ieri che parlava, diceva che in Piemonte si è deciso comune per comune, guarderà i dati e deciderà. Sì. Secondo me va anche bene, ha senso. Perché ci no, sono no, così, così ha senso. Infatti, tra l'altro, ecco, spero di riuscirlo a contattare per giovedì prossimo, perché voglio invitare tutti quelli, invitare telefonicamente ovviamente, tutti a parte che il sindaco parte, che verrà fisicamente, invitare tutti quelli che hanno fatto parte del periodo della prima ondata. Ma adesso mandiamo un'altra ondata di musica, che è l'ondata, questa è l'ondata buona, l'ondata positiva, non solo positiva di Covid, ma di musica. Questi sono i Bisca assieme ai 99 Post. Esatto. Versione studio, che non ho mai sentito, perché ho sentito sempre la versione live. È difficile trovare la versione studio, infatti. Infatti, The Children of Babylon, qua il grande sassofono, non mi ricordo come si chiama. È il sassofonista dei Bisca, se non sbaglio, era Maietta. Maietta, sì. The children are in love, the children are in love, the children are, the children are, the children are in love, the children are in love, the children are in love, the children are, the children are, the children are in love. Children, I'm in love, the children, I'm in love, oh, oh. Creatura nata in Cile, creatura in Palestina, mitraglia, trecio, bomba, hanno fatto la stessa fine. Creatura irachena, morta, giandarara, sotto il bombardamento l'aerea americana. Si tiene un figlio che cresce forte e sano, pensa che nel continente africano, per mezzo alle colonie, per mezzo all'imperialismo, per mezzo ai coca strana, concezione, socialismo e creatura. Mora nata fame, malattia e coca vuota, e gira pure a polizia, polizia di un governo funzionale a quello che chiamiamo nuovo ordine mondiale. The children are in love, the children are in love, children are, the children are, the children are in love, the children are in love, children are in love, children are, the children are, the children are in love, the children are in love, the children. Children of the love, children of the love, children of the children of the children of the
barba di creatura, baffo piazza strappagora, ma si tiene a 70 anni, non può far spacciatura, perché si tengo di hitter, a casa il tuo lavoro, la creatura la bisognerà, ma che toccatura, creatura non ruanda, creatura di quartiere, e cercami in love, cercami in love. I figli di Babilon, di Babilonia. Sì, i figli di Babilonia. La culla della civiltà adesso è anche il luogo dove, da cui arrivano tantissimi. Sì, sì, perché quella zona lì tra Siria e... La Mesopotamia, ecco. La Mesopotamia, la Sassanide. Iraq. La Sassanide. Sì, sì. Io sto leggendo un po' di storia, guarda, vorrei fare un giorno magari se riesco una trasmissione in cui vi racconto la storia. Quella del Medio Oriente, del Nord Africa, non è che la sappiamo tanto bene noi. No, noi sappiamo quello che ci interessa. Mi incuriosisce, no? Bella. Ho letto la storia della regina Zenobia. Poi ve le racconterò queste cose. Magari ogni tanto qualche... Ora dico pillola la preparo ogni tanto, dai. Boh, adesso invece... Voglio dire quello. Sì, ricordiamo oggi è nato Lucio Dalla, Antonio Vivaldi. Sì, 4 marzo, infatti. Bebe Vio, visto che è un personaggio, e Elia Makeba, la nostra... Sì. Oggi non ho messo sue canzoni perché... L'abbiamo messa la settimana scorsa o due settimane fa. No, ma ogni tanto esce. E poi ricordiamo la morte di Calipari nel 2005, per chi se lo ricordasse, sì. Che fu una storia un po', non so, che non si capì bene, no? Che andò a liberare la sgrena, che era stata rapita dai terroristi a Fallujah. A Fallujah, infatti. Guarda caso, perché aveva fatto un servizio in cui parlava del fosforo bianco usato dagli americani per bombardare la città. E poi infatti lui fu ucciso proprio da un soldato americano a un posto di blocco. Per errore, poi si pensò che, non so, noi maligni pensavamo che volevano far fuori la giornalista. Infatti sì. Lui comunque si era messo davanti. Però, non so, che abbiano sta mira così buona, questi militarozzi. Solo il fato lo sa, neanche. E oggi si ricorda anche la morte di... Vabbè, a parte che ho scoperto che c'è un vescovo Paperon de Paperoni nel 1290, quindi tanto poi si sono ispirati a questo qua. E Saladino nel 1193 mancò, fu un sovrano condottiero curdo, sì. Famosissimo, perché lui tra l'altro era sunnita e lui andò come diplomatico, no? nel Maghreb, dove c'erano i sciiti. Allora ci fu, lo spiegherò anche questa storia, comunque fece diventare tutti sunniti, fu quello che convertì quasi tutti ai sunniti. Sì, che i sunniti sono il 90% oramai. Adesso c'è solo l'Iran praticamente che è sciita, e fu il primo che inflisse le sconfitte ai cristiani. Sì. Perché da lì in poi poi cominciare la rivalsa degli arabi su Crusade. Per quello ci sono è venerato. Quindi è l'anniversario della morte di Saladino. E poi se vuoi dire l'ultima, quella lì interessante del 4 marzo, dai, del faraone. Ah sì, guardando su Wikipedia i morti del 2020, c'è Tutmose III. Nel 2020 pare che sia morto un faraone egizio, non di 3000 anni praticamente. Su Wikipedia si diverte. Ma sì, perché su Wikipedia in realtà chiunque può scrivere, ovviamente poi viene verificato. Chiunque può scrivere, ma chiunque può anche segnalare. Sì, infatti volevo segnalare, però ho detto lasciamolo qualche giorno, non è una cosa dannosa. No. Poi invece... No, abbiamo finito gli argomenti. Sì, no, c'è sempre sto vaccino. C'è questa cosa dello Sputnik. E infatti, no? Ecco, bravo. Che adesso alla ribalta c'è lo Sputnik, questo vaccino russo, che sembra funzionare. Tantissimi paesi nel mondo già lo usano. Adesso ho preso un articolo. 40 trovato. Paesi nel mondo. Huffington Post, comunque abbastanza attendibile. Nel senso, poi magari c'è il giornalista che l'ha. Noi andiamo da Huffington Post a Fanpage. Quindi. Tanto conosco anche la giornalista che l'ha scritto, adesso che vedo l'articolo. E comunque sì, 40 paesi nel mondo. Adesso stavo cercando l'elenco. Ma non, infatti non la particolarità dello Sputnik è che ho sentito già vari governatori delle regioni o partiti politici, no? Dire che bisogna prendere lo Sputnik. Il problema dello Sputnik è che non è stato ancora approvato dalla, non mi ricordo come si chiama, la cosa europea del AIFA. L'AIFA. Perché non è stato testato? Ti ho ricordato una cosa data incredibile. Ti stai riprendendo. Perché non è stato testato abbastanza. Cioè non è stato proprio testato... Poco, diciamo che lo stanno testando su sì, chi... Sì, ci sono dei protocolli da seguire. E i russi sono stati i primi a farlo, perché lo Sputnik è il primo che è uscito, però non era stato testato. Quindi Sputnik sì, Sputnik no. Io, non so, aspetterei ancora di vedere cosa dice l'AIFA, appunto. Poi se dice che va bene. No, poi ricordiamo, cioè, dentro l'Italia arriverà lo Sputnik, ma non in Italia, a San Marino. Perché San Marino, adesso non so se è giusto dire Ministro della Sanità, comunque...
chi si occupa della sanità di San Marino, che parliamo di meno di 30.000 abitanti, comunque 35.000, sì, sì, è come fosse un sindaco di Brava praticamente, sì, esatto, senso, sì, sì. Faranno i vaccini con lo Sputnik, hanno deciso di fare questa cosa qua, diciamo possiamo anche usare San Marino come, sì, come che test, vaccini c'è anche quello cinese e sì, tra l'altro leggevo ieri che hanno fatto anche quello italiano, se non mi ricordo il nome tipo Tacos, un nome del genere. Tanto è figo perché è super moderno, c'è cioè una pistola che ti inietta il DNA. Questo è il DNA, ti modifica il DNA, quindi non so, aspettiamo, questo lo stanno testando. Sì, infatti. No, poi bisogna capire, infatti. Dicevano, forse ci vanno 5-6 mesi ancora. Eh no, infatti, è dato il tempo. Adesso più si va avanti, più tutto sarà chiaro. Adesso io direi, mandiamo una canzone e poi usciamo con... facciamo l'ultimo intervento con calma, fortunatamente. Sì, questo oggi giro, non abbiamo fretta. E soliti consigli per gli acquisti e per la visione. Radici nel cemento. Ebbene, siamo di nuovo qua, ricordo Angelo e Checco, la bolla. Cosa dire ancora? Aspettiamo cosa decideranno domani e ci comporteremo di conseguenza. Tanto bisogna resistere. Sì, quello che bisogna fare adesso è resistere, soprattutto psicologicamente. Infatti quello che fa un po' male, che fa un po' deprimere, ecco, è il déjà vu dello stesso periodo dell'anno scorso, succedono più o meno... Sì, cose quello come... è anche un po' lo sconforto, dici, dopo un anno... Sì, siamo ancora qui. Però non c'erano ancora i vaccini. Adesso se tra un anno saremo ancora qui, allora non va bene. Proprio allora è sconforto totale. No, perché vuol dire che proprio manco i vaccini non servono a niente. No, invece... magari invece sarà proprio quello. Perché abbiamo, come abbiamo visto nei paesi, anche il Regno Unito che stava vaccinando tanto... Sì, sono scesi. Sono scesi tantissimo, quindi vuol dire che... tecnicamente fu, cioè, sì, poi magari approfondiremo anche quell'argomento che avevamo già accennato, sì, proprio sul disagio psicologico, che perché oggi ho sentito che è uscita un'analisi, no? Hanno dato dei dati proprio su quello, sui giovani soprattutto. Sono quelle le categorie da... Magari ne accenneremo anche la prossima settimana, infatti, visto che si parlerà di un anno di Covid, quello fa parte delle conseguenze, infatti, no? Anche Fiorello, ho visto il telegiornale, non ho visto Sanremo, ma ho visto il telegiornale che Fiorello parlava. Io ho visto solo della la prima puntata, così, ma 10, cioè un'oretta. Sì, no, ma se tu fai zapping,
puoi farlo, ma non puoi stare più di 7 minuti. Sì, sì, infatti cambiavo. No, fate quello che volete. No, infatti, infatti. Io ho beccato la Bertè l'altro giorno, l'ho sentito. Sì, no, io... la voce è andata, però lei è sempre... No, è un personaggio, è una rocker, dai, sì, possiamo dirlo. Andiamo avanti con i consigli per la lettura. Allora, i libri. Quindi i libri di oggi che vi consiglio sono Mediterraneo Nero, Archivio, Memorie e Corpi, edito da Manifesto Libri, e Bosnia Ultima Frontiera, da Eris Edizioni. Tutte e due sono di Gabriele Proglio, questo nostro amico che prima o poi ci verrà a trovare, e parlano appunto di migranti e di immigrazione. E io, guarda, mi sono appena venuto in mente un libro, ce l'ho detta male, la volevo dire proprio, mi sono appena venuto in mente un libro, che è di Gabriele Proglio, Ossa Rotte, cioè l'altro Gabriele Proglio. Così potete... Tre libri di Gabriele, esatto, Proglio, che non sono la stessa persona. Esatto. Se c'è all'ascolto un altro Gabriele Proglio che ha scritto un libro... Ce lo dica. Ce lo dica, che consiglieremo anche. Magari lo leggiamo prima, lo leggiamo. Non lo conosciamo. No, Sarotte lo devo ancora leggere, infatti me lo devo ordinare. Non dico dove, perché... No, però conosci chi ha scritto il libro, almeno. Sai, sì, sai, sì, sai mai un... che poi mandi in giro cose che... No, infatti, infatti. Tipo quello lì che aveva scritto Perché Salvini merita rispetto, sai. Sì, sì, quello che è uno dei primi libri che abbiamo consigliato. Scusate, la tosse da... Film. Da Covid. Da Covid. Sì, allora, due film di oggi ovviamente riguardano i migranti. Il primo... Più o meno, il primo si chiama L'Orchestra di Piazza Vittorio, non so chi di voi l'ha visto, è già un film famoso perché no, parla proprio della formazione dell'Orchestra di Piazza Vittorio, che esiste, è un'orchestra di Roma, sì, creata, sì, da, formata da persone di vari paesi del mondo, è un film carino, di Agostino Ferrente del 2006. E invece l'altro film, molto più famoso, Fuoco a Mare, di Gianfranco Rosi, nel 2016, che tra l'altro ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino come miglior film. È bello perché racconta un po' l'isola di Lampedusa, una giornata tipo dell'isola di Lampedusa in cui le persone fanno le loro cose e... la Guardia Costiera salva persone in mare, e questo è un film da guardare, è forte ma è bello. Bene, cioè, poi i film sull'immigrazione, sulle tratte, io ne ho visti veramente tanti e tutti fatti sempre molto bene, perché chi li fa ha una certa sensibilità anche sull'argomento, quindi cerca di rendere l'idea, cioè l'idea in modo massiccio, ecco. Sì. Boh, oggi è tutto dalla bolla, restate connessi, c'è sempre buona musica. Questa sera alle 9, i botti della sera. Quindi bottittate, non boicottate Sanremo, bottittate Sanremo, ascoltate i botti della sera, non guardate Sanremo. Esatto. Perché lo potete guardare anche su RaiPlay, no, dai, scherzo. No, ascoltate i botti della sera. E l'ultima canzone, Vai. La fa Blondie, Masada. Che metto dopo la sigla, metto, esatto, prima la sigla e poi ascoltate, perché c'è Alfa Blondie, Masada, che verranno... Anzi no, facciamo una cosa. Mandiamo Alfa Blondie e poi mandiamo la sigla. Va bene. Non so perché me l'aveva invertita la cosa. Allora ho detto... Allora mandiamo Alfa Blondie e poi vi salutiamo. Forget his people. Yes,
sun from a saddle. Witness the rising sun now from a saddle. I'm gonna witness the rising sun from a saddle. Witness the rising sun now from a saddle. Yes, from a saddle. Song from a saddle. Se Grillo vuol far politica, fondi un partito. Vediamo quanti voti prende e perché non lo fa. Oggi abbiamo un buffoncello qui che dobbiamo seguire, che ci ricatta. Che se non...